Benvenuti ragazzi, oggi parliamo dell'età dei severi detta anche il periodo della monarchia militare che va dal 197 al 235 d.C. Allora ehm, riprendiamo le fila eh, dal 192 l'anno in cui muore l'imperatore Commodo, ecco dopo il 192 ci saranno cinque anni di intensa guerra civile, eh, fin quando nel 197 non prenderà il eh, potere eh, un generale originario eh, di Leptis Magna eh, nell'Africa settentrionale, e cioè Settimio Severo. E qui abbiamo una ricostruzione del suo volto. Allora, queste sono eh, immagini eh, di statue o raffigurazioni del, del, del suo tempo, e questa è la ricostruzione del volto di Settimio Severo. E, allora, eh, quindi abbiamo detto Settimio Severo era originario di Leptis Magna nell'Africa settentrionale ed era un generale e infatti eh, verrà eletto imperatore dal suo esercito ecco perché parliamo di monarchia militare questo è un periodo in cui l'imperatore viene scelto eh, e viene eletto non dal senato ma eh, dall'esercito dai suoi soldati eh, e quindi proprio per questo motivo abbiamo degli imperatori che devono per forza favorire l'esercito visto che il loro potere eh, dipende dall'esercito. Eh, imperatori che, eh, se non favoriscono l'esercito, possono essere anche destituiti, come eh, succede eh, con, prima con Macrino e poi con eh, Alessandro Severo. Eh, e quindi è un periodo, eh, lo ripetiamo, in cui il potere dell'imperatore si regge sul favore dell'esercito. Allora, Settimio Severo regnerà dal 197 al 211 d.C. Settimio Severo pretende per sé un potere assoluto con la divinizzazione della sua persona, per cui pretende anche eh, che eh, di fronte a lui ci si inginocchi e ci si prosti eh, nella proscinesi. Abbiamo nel, durante il suo regno una società divisa in Onestiores e Umiliores. Gli Onestiores sono i ricchi i ricchi, quindi i potenti socialmente ed economicamente, quindi i senatori, i cavalieri, i burocrati, gli ufficiali dell'esercito, eh, i ricchi mercanti. E lo migliore, se invece eh, sono eh, i poveri, quindi il popolo, la plebe tutta, eh, i contadini, eh, i piccoli commercianti eh, fino ai nulla tenenti, quelli insomma, che non hanno nessun potere eh, sociale ed economico. E in politica interna Settimio Severo attuerà una riforma del Senato volta a eh, cancellare ogni potere residuo che rimaneva a questa assemblea. Eh, per cui il Senato diventa un mero organo consultivo che l'imperatore consulta quando deve prendere una decisione, decisione che tra l'altro ha già preso e che il Senato eh, non può eh, sovvertire. E, Settimio Severo crea una nuova classe dirigente eh, appoggiandosi sui cavalieri, cioè sull'ordine equestre, perché è la classe sociale di cui eh, si fida. E poi dà maggiori poteri al prefetto del pretorio che acquisisce anche poteri giuridici, poteri di giustizia, eh, quei poteri di giustizia che eh, prima spettavano al Senato. In politica estera, Settimio Severo eh, si dedica alla difesa dei confini, eh, ma perché, eh, perché l'impero era ormai. Premuto ai confini, eh, sia ad est che ad ovest, eh, eh, Settimio Severo eh, inaugura una campagna contro i Parti per riconquistare la Mesopotamia, quella regione che era stata conquistata da Traiano, ma che poi i Parti avevano ripreso. Per cui Settimio Severo la riconquista e la fa diventare una provincia romana e poi a settimio severo dobbiamo anche una riforma amministrativa delle province con un aumento dei tributi, aumenta i tributi che devono pagare le tasse che devono pagare i provinciali ma questo perché? Perché lo Stato ha bisogno di soldi, anche perché deve mantenere un esercito che eh, vuole essere ben pagato, infatti eh, settimio severo lo sa bene che per governare deve avere l'appoggio dell'esercito e alza le paghe dei legionari. E, mh, alla sua morte, allora andiamo avanti. Alla sua morte, allora Settimio Severo eh, inaugura una successione dinastica nell'ambito appunto della famiglia, eh, la famiglia dei Severi, e quindi eh, aveva lasciato il potere ai suoi due figli: Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla, che era il maggiore, di cui qui vediamo una ricostruzione: questa è la statua e questa è la ricostruzione del suo volto, e poi il minore Geta. E quando appunto eh, Settimio Severo muore quindi il potere passa a Caracalla e a Geta però Caracalla che era molto ambizioso e anche megalomane eh, mal sopporta eh, la coabitazione col fratello e quindi quasi subito fa assassinare Geta e fa anche assassinare il giurista Papignano eh, eh, che era tra i collaboratori più fidati del padre. Abbiamo detto che era un imperatore molto vanesio e megalomane, infatti fa costruire opere pubbliche molto imponenti, come per esempio le terme di Caracalla. Ora, le vediamo, vediamo uno scorcio di queste terme, un edificio grandioso, imponente, enorme, eh, che mh, si può ancora visitare a Roma, almeno quello che rimane. E, e poi... Diciamo che eh, di Caracalla rimane anche nella storia la sua Costituzio antoniniana del 212 d.C., un decreto legge con cui Caracalla estende la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi delle province, esclusi gli schiavi e i deditici. Chi erano i deditici? I deditici erano i barbari che erano stati ammessi ad abitare nell'impero. Naturalmente eh, non potevano avere la cittadinanza romana perché non erano romanizzati. Per il resto, tutti gli abitanti liberi delle province diven diventano cittadini romani. Allora, questo non, non tanto eh, per la benevolenza di Caracalla, ma per motivi economici: perché in questo modo arrivano maggiori entrate per l'impero. Abbiamo detto che l'impero ha bisogno di soldi soprattutto per, ehm, per i soldati, per mantenere questi soldati, eh, sia perché ci sono le guerre ai confini, sia perché eh, il potere degli imperatori risiede proprio sul favore dell'esercito. E, e allora essendo eh, la cittadinanza romana... A, a tutti gli abitanti delle province, eh, i, mh, eh, i provinciali pagavano le stesse tasse che pagavano i cittadini, tutti i cittadini romani e quindi arrivavano maggiori entrate all'impero. E abbiamo detto che Caracalla appunto deve affrontare guerre lungo i confini lungo il confine ovest dove ci sono i germani e poi anche contro i parti che minacciano ad est. Ed è proprio mentre è impegnato in una spedizione contro i parti che viene ucciso dal prefetto del pretorio Marco Macrino. Però Marco Macrino rimarrà al potere solo pochi mesi, sia perché ecco sia perché si capisce bene che non vuole favorire l'esercito, e sia perché c'è una donna molto potente a corte, Giulia Mesa, che sarebbe la cognata di Settimio Severo, eh, quindi la sorella della moglie, eh, la quale appunto vuole riprendere il potere per la sua famiglia e quindi ecco fa eleggere imperatore il nipote. Eh, figlio appunto di sua figlia Giulia Mamea, eh, no scusatemi dell'altra Giulia, eh, di Giulia Mamea eh, era figlio Alessandro Severo. Comunque il nipote che si chiamava Sestio Vario Avito Bassiano e eh, che poi verrà chiamato Eliogabalo. Era in realtà un ragazzino di soli 14 anni, qui vediamo una ricostruzione del suo volto, e un ragazzino che tra l'altro non era neanche stato educato a Roma, ma era stato educato in Siria ed era il sacerdote del dio Sole, che in siriano si chiamava El Gabal. Quindi praticamente questo ragazzino che viene... Catapultato a Roma come imperatore, continuerà a fare il sacerdote di El Gabal, per questo verrà chiamato Eliogabalo e il potere rimarrà nelle mani della nonna di Giulia Mesa. E infatti si parla in questo periodo di una sorta di matriarcato a corte, perché c'è Giulia Mesa e anche la figlia Giulia Mamea che, che sono molto eh, potenti e influenti. Detto questo, eh, Elio Gabalo eh, non si preoccupa di governare, forse perché era troppo piccolo, eh, si preoccupa solo di fare il sacerdote di El Gabal e eh, pare che si sia dato anche ad una vita dissoluta, a uh, sconcezze di ogni tipo. Eh, fatto sta che eh, anche il Senato, eh, insomma... I, il, eh, il patriziato romano non sopporta questo imperatore, eh, non sopporta neanche che lui eh, voglia imporre il culto di un dio orientale. Eh, per cui eh, Giulia Mesa capisce l'antifona e allora eh, gli, eh, mette, eh, eh, gli associa al regno il cugino eh, Alessandro Severo. Che era il figlio di Giulia Mamea, di sua figlia Giulia Mamea. Eh, però, infatti, ehm, vedete se passiamo all'altra all diapositiva, vedete Alessandro Severo, che allora aveva soli 13 anni, viene associato al potere nel 221. Però pare che il Gabalo non abbia accettato. Questa associazione eh, di, del cugino e, e, mh, era, pare che fosse geloso del, del cugino e che quindi abbia tentato di assassinarlo, però nel tentativo di assassinarlo eh, mh, ci rimise proprio Eliogabalo, che venne eliminato e quindi diventa imperatore Alessandro Severo. E Alessandro Severo era molto piccolo, aveva soli 13 anni e quindi viene affiancato dalla nonna e dalla mamma, da Giulia Mesa e da Giulia Mamea e anche dal Senato. Comunque, una volta cresciuto, eh, diciamo che diventa un imperatore responsabile. Infatti, tenta di risanare le finanze eh, che erano state scialacquate dagli stravizi del cugino e poi si dedica a difendere i confini. Contro i sassanidi che si erano sostituiti ai parti ad est ed erano comunque sempre persiani e che minacciavano l'impero, e poi ad ovest contro i Goti e contro gli Alemanni. Però pare che Alessandro Severo non amasse combattere e fosse più portato a stringere eh, patti di alleanza con, con i suoi nemici e questo non va bene all'esercito che lo accusa di essere troppo debole e, e, e di... E, Ecco, eh, procurare degli insuccessi in guerra. In realtà Alessandro Severo eh, adotta una politica eh, di, non, eh, di non favore nei confronti dell'esercito: insomma, non vuole favorire l'esercito, eh, abbassa le paghe dei legionari e questo, insomma, gli procura. L'antipatia dell'esercito eh, che eh, appunto mal sopporta questo imperatore pacifista, e a un certo punto gli si rivolta contro e lo fa assassinare. E così finisce nel 235 la dinastia dei Severi.